Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Nell'ultimo post che avevo fatto su Instagram, e anche avevo fatto un video su YouTube, avevo parlato della kispeptina, questo peptide ipotalamico codificato dal gene KIS1 che serve a stimolare il rilascio di GnRH ipotalamico, che andrà poi sull'ipofisi a indurre la secrezione di LH ed FSH. Allora si è ipotizzato in qualche commento, ma era stato anche proposto tempo fa anche negli Stati Uniti, quando dal famoso GONASI, la gonadotropina corionica umana che noi usiamo nella terapia stimolatoria, era scomparsa dal commercio, l'utilizzo della kispeptina nel trattamento stimolatorio dell'asse, addirittura con non la presunzione, l'idea che fosse un qualcosa di più funzionale, di più fisiologico, perché noi non andiamo a introdurre, appunto, chiamiamo un LH sintetico sotto forma di gonasi, ma andiamo addirittura a dare un ormone che a sua volta stimolerà l'ipotalamo a secernere GnRH, il quale poi stimolerà l'ipofisi a produrre LH ed FSH, quindi nel pieno rispetto dell'asse ipotalamo-ipofisi-gonadi. Allora, non è così. E l'idea è buona, ma non è, pur se in fisiologia l'asse è veramente questo, poi nella applicazione clinica è stato fatto, ma non ha dato risultati. La kispeptina è un peptide scoperto di recente, dal 1996, in un'isola famosa perché vi fabbricano i cioccolatini, i baci al cioccolato, per cui ha preso da questo il nome, perché tutti noi e abbiniamo il nome al momento dell'adolescenza, del bacio, l'ormone che si rilascia con il bacio, ma in effetti il nome deriva dal fatto che gli studi sono stati fatti essenzialmente in questi territori e quindi prende il nome dall'isola che ha accolto i primi studi, che è l'isola dei baci al cioccolato, da cui il nome della kispeptina. Tolta questo piccolo gossip, effettivamente sono stati fatti studi, si è visto che la kispeptina, se inoculata in vena, e quindi sarebbe una terapia in flebo improponibile, potrebbe effettivamente indurre un maggior rilascio di LH-FSH e quindi un aumento dell'attività testicolare. Questa cosa purtroppo è stata fatta ed è stata verificata, non avviene nel trattamento più ovvio di tipo sottocutaneo, è un peptide per cui l'assunzione deve essere fatta per via parenterale, per via sottocutanea non ha avuto nessun effetto, per cui già da anni è stata provata la kispeptina come ormone stimolatorio, ma è stata anche abbandonata. Per fortuna poi il gonasi è stato rimesso in mercato negli Stati Uniti, per cui questi studi si sono stati poi abbandonati, e devo dire che anche qui da noi essenzialmente, se ci rivolgiamo alla terapia stimolatoria, il primo pensiero va al gonasi, un secondo pensiero parallelo può andare al clomifene o enclomifene non prescrivibile in Italia, che chiaramente sono tutti farmaci, quindi essenzialmente il gonasi può avere una minima attività soppressiva anch'esso, ma bisogna chiaramente sempre pagare un conto all'assunzione di un farmaco. Il clomifene potrebbe avere un'interferenza con gli estrogeni anche a livello cerebrale, quindi sempre con molta ponderazione e attenzione anche nell'utilizzo di queste molecole, anche per quanto riguarda la loro quantità. Quindi bocciamo la simpatica kispeptina per quanto riguarda un trattamento stimolatorio, però l'idea era giusta e quindi era giusto un attimino parlarne e fare il punto della situazione attuale. Con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video.